Il prossimo 1° ottobre sarà inaugurata la Crossover Academy nella nuova sede di Città Sant'Angelo a Madonna della Pace. Si tratta di un raddoppio per il maestro Piero Mazzocchetti, che da oltre 10 anni dirige uno dei maggiori centri di formazione musicale del centro Italia, a San Giovanni Teatino. Un ritorno alle origini, lo ha definito il tenore nativo di Città Sant'Angelo, il comune che tra l'altro ha pubblicato il bando. La Crossover apre al canto e agli strumenti musicali. Tanti maestri, anche angolani, che struttureranno un corso aperto a tutti, ai piccoli ma fino ai grandi. Noi abbiamo anche allievi di 80 anni che hanno voglia di mettersi in gioco e magari di prendersi quello che la vita forse tanti anni fa gli ha un po' tolto a livello artistico. A freddo si può chiedere un piccolo assolo per questo servizio? Un piccolo assolo? Si può con un buon auspicio. I migliori anni della nostra vita. E spero che sia una bellissima vita in musica insieme a Città Sant'Angelo. Tornare qui a casa vuol dire restituire ciò che la musica ci ha dato, ed è proprio su questo fil rouge profondo di condivisione con la padrona di casa del Talent Dreams, Federica Peluffo, coprodotto con Rete 8, che parte la seconda stagione televisiva. Il primo appuntamento è per il prossimo 6 ottobre alle 21, ovviamente su Rete 8. Non solo i ragazzi e i non ragazzi, come dice Piero, i diversamente giovani che vogliono imparare o vogliono continuare a studiare musica lo possono fare, poi trovando anche sbocco attraverso la televisione. Qui ho un esempio: Michele Fazio, che è stato il vincitore della prima edizione di Dreams e poi ha lanciato, diciamo così, la sua bellissima carriera mettendo il primo piedino nella nostra sede. L'avete visto anche vincitore della finale Area Sanremo, quindi insomma grandi successi per Michele. E Riccardo Liberatore è stato addirittura la mia spalla destra. Lui non solo canta ma si diletta anche come presentatore, è stato la mia spalla destra proprio nella prima edizione di Dreams. E adesso, come ha detto Piero, insomma, i ragazzi si sono riuniti, sono rimasti dentro la nostra struttura e insieme cercheremo sempre di dare meglio anche con le loro idee giovani e fresche. Oggi noi siamo andati ad affidare a un professionista di quelli più riconosciuti a livello nazionale. Vogliamo alzare il livello proprio perché Città Sant'Angelo vuole alzare il livello culturale di tutte quelle che sono le offerte che l'amministrazione vuole porre in essere proprio per i propri studenti, bambini e tutti quelli che si appassionano ad una cultura, perché la musica è una cultura. Siamo una squadra fortissima. Siamo una squadra. Ci sentiamo anche più giovani, guardate. Esatto.